Ed eccoci qua, Deltarune 2, episodio 2, giornata 2 e tutti i due possibili, immaginabili che vi vengano in mente. Speriamo di tirare abbastanza avanti, ripeto, e magari... Boh, vabbè, insomma, vorrei finirlo ma so già che non è possibile, insomma. Un terzo episodio non so se ci sta, soprattutto per il fatto che poi... Domani esce un altro gioco importantissimo che è Spider-Man. Quindi vediamo se riusciamo a chiudere almeno qua. Speriamo, magari la tiriamo più in lungo. Chi lo può sapere? Allora, non mi ricordo esattamente qui. Non mi pare che ci ho parlato con i ragazzi. Aspettate, fatemi ricontrollare i dialoghi. Magari non avevamo parlato. Allora, che prendi, boss delle ciambelle 80 luna? In realtà ci conviene farlo, mi sa. Chi è quella mademoiselle? Lasciala in pace, Cap. Fa troppo ridere, si chiama Cap. Belle antenne radio che c'hai. Quelle sono corna, Cap. Mettiamole una canzone. È Natale? Grazie, grazie Gianni e grazie Serp per l'abbonamento in combo. No, preferivo la canzone di prima. Vabbè. Yo, come butta? Facciamo un po' di soldi extra vendendo roba in città. Detta così sembra che spaccino. Bisogna poi guadagnarsi la pagnotta in qualche modo. Ci servono attrezzi nuovi, ci servono sballi nuovi. Io voglio essere una macchina. Bella pensata, KK. Se no come ci spostiamo? Bip bip. Siete? Sì, perché è una renna e Noel vuol dire Natale. Sì, ok. Ci sta. Ho capito il nesso. Mi piaceva di più quell'altra musica, semplicemente. Marvel Spider-Man 2, no, lo giochiamo domani, Purple, alle 15. E no, non faccio spoiler perché io, a parte i trailer, non ho visto nulla. Tipo, so che c'è Venom, ma perché l'ho visto nel trailer, non so nient'altro. L'altro lavoro che abbiamo fatto era molto meglio, era grosso, ti lascerò a bocca aperta, voglio andarmene da qui perché non ne posso cioè, magari uno si recupera questo episodio il 25 dicembre, attualmente non ho voglia di musica natalizia. Andiamo avanti. Oh, un delfino. Ad, ok, pubblicità, no? Qua ci stanno tutte macchine che passano. Che palle. Però in realtà questi li dobbiamo reclutare, tipo. Combattiamo. Un'altra cosa, raga, che ho ragionato. Allora, aspettate, vediamo se... infatti dobbiamo solo fare squadi perché non possiamo fare nient'altro. Va bene. Ok. Mamma mia, ero pronto a tutto fuorché a... E infatti si vede. Ho i riflessi veramente di una banana. Allora, pam. 5 su 6 però, avete visto? Che precisione, che cura. Però ve l'avevo detto, sto messo malissimo a livello di riflessi. Sono molto stanco. Lei può fare magia tipo cura? Ma sì, ma curamelo a Chris, va. Che sei brava. Ok, e qua abbiamo reclutato tutti 6 e 6. Bene. Non so se dobbiamo farlo per ogni mob. Ah, credevo fosse un passaggio superiore invece. Okay. Adesso ci andiamo, lì c'è tipo un coso bianco. Vediamo. È chiaro che la caratterizzazione è migliore in questo capitolo. Allora, dico dell'ambiente eccetera rispetto a... quello vecchio era proprio spoglio. Allora. Beh, nascondo una cassa, affrontiamolo. Considerando che in realtà tutto farà brodo con... in caso di boss violentissimi. Prender cura X? Che cacchio cambia? Niente, tanto devo prender cura. Non mi ricordo se lo fa in un colpo. Vediamo se... sì, forse lo fa in un colpo. Perfetto. Ma in realtà non avevamo più bisogno di combattere. Porca zozza. Siamo ricchi. Forse dobbiamo comprare più ciambelle.
Balzellama. È stato aggiunto a armi. Balzellama. Inventario com'era M? Ok. Balzellama con... Eh sì, eccola qui, lo spadone. Più difesa. Ehi, vai. Vai, vai, va benissimo. Ottimo. Stranamente un'arma che ci aumenta la difesa. Non potevo chiedere di meglio, in realtà. Le azioni X hanno effetto su tutti i nemici. Ok, non era chiaro, la farò la prossima volta. Benvenuti da Cyber Scarpe 2. Campioni gratuiti, ne volete uno? Andy? Ricevi una piccola scarpa con uno stuzzicadente infilato dentro. Ok, non è molto tecnologico. Questo è il negozio di tè più super super super. Tutto al 50%. Per sto dicendo, scegliete il vostro gusto. Ok, scegli quale dei vostri gusti. Chris, Noel, beh, facciamo i signori. Ok, ecco di qua. Nol tè è stato aggiunto al deposito. Ah, deposito? Ah, c'è anche lo spazio in deposito, dobbiamo stare molto attenti. Beh, pigliamo pure lo per Chris. Cristè. Cristè sembra un mezzo bestemmione. Allora, qua abbiamo rifatto il giro che avevamo visto prima. È un manichino con un vestito. Saldi sull'abbigliamento, saldi. Stiamo vendendo questo col 75%. Solo 300 dollari oscuri. Inizia a costare, però va bene. È stato aggiunto alle due armature. Cos'è che ha aggiunto alle mie armature? Scusatemi. Fiocco rosa? No, è impossibile. Tutto peggio. Area sfioramento, però. No, ce l'ho già. Però dà un'abilità imprevista, manichino. In realtà forse niente. No, una cosa imprevista. Una cosa imprevista che non sappiamo. Sono diventato un po' povero con sta serie d'acquisti. Sì, mi sono fatto prendere la mano. Però abbiamo affrontato praticamente tutti i nemici. Ci poteva stare, secondo me. Allora, qua che dobbiamo fare? Il gioco sempre dello stop? Sono un cretino. Ok. Allora, qua. Ah, non possiamo fare un cazzo. Oddio, dobbiamo scendere. Ok. Ah, mannaccia. È infamissima sta cosa, oh. ID. No, cazzo, ma tu... Devo sì salire su, è ovvio. Va bene. Perdiamo un altro po' di tempo, dai Chris. Che tanto ne abbiamo da perdere, se hai notato. Ne abbiamo un botto da perdere. No. Allora devo scendere ancora, probabilmente. Forse ho fatto la vidone e non dovevo. Ma porco! Sta lì sotto. Sta parte come gli è venuta in mente, tipo. Vabbè. Dai. Dai, Christian. Qua chiaramente sarà il rifugio dei cani, quelli bonus. A parte che come ci siamo arrivati non c'ha senso. Vabbè, ok. Andiamo qui e ci sarà sempre il solito cane, quello bonus. Fa male però. Ah, ok, non siamo morti, se no veramente lo mandava a zappa alla terra. Dove siamo finiti?
Hai trovato il muschio. Perché sembra così contento? Immagino che roba come i marimo. Ok, i marimo sono le alghette, quelle giapponesi, avete presente? Verdine. Ma che cavolo sto dicendo? Ma quando è che ci liberiamo di Camilla, che non ne posso più? La stanza nel mezzo, c'è una stanza nel mezzo. È un cassonetto, sembra che ci sia un cuscino dentro. Ma come una stanza nel mezzo? Il muschio selvaggio. Toc toc, hai trovato l'unica porta bussabile della città. È il mio gioiellino. Ma dai. Dai, quindi tutta sta menata per una gag del cane. Vabbè, abbiamo preso il muschietto, per carità. Vabbè. Ma... ma raga? No, se ne... sono stupido io? Avrò perso tutta un'occasione, vedrai. Non si può. Ah, PD! Ciao, qui abbiamo... va bene, PD. Abbiamo capito. Vai Camilla, ok. No, ancora l'enigma dei zoccoloni. Sembra un altro muro elettrico. Questo buco ha un interruttore al suo interno. Forse potremmo provare a metterci qualcosa dentro. Cosa ne pensi? Mamma santa, veramente, cioè. È un buco da cui entrano i topi. È un buco da cui escono i topi. Zia, cioè non... vorrei che non ci saltassero addosso in quel modo. Credo che sia l'unica fattibile. Boh. Cioè, raga, speriamo che non è così complicato, eh. Vediamo. Come faccio a farli andare? Giù topini. Buono. Non funziona anche alla grande, come avete visto. Così uno fa così. E basta! Levati! Scusami. Mamma mia. È successo. È dovere del cittadino quello di ruotare e liberare i topi usando i cartelli stradali. Attiva e disattiva ruota libera. Cos'è? Però lo dobbiamo rifare. Ok. Chris, non riesco a credere che mi hai. Basta, Camilla. Sei noiosa. Peggio di Susie, eh? E non era facile. Immagino che saltare sull'interruttore abbia funzionato. Andiamo, Chris. Quando finiscono gli enigmi riempitivi? Non ne posso più, eh? Ovviamente, qua le cheat si sprecano. Chris, non toccherei mica quel formaggio, vero? Toccherò il formaggio.
Mouse. Idi. Cattura tutti. Cattura uno. E ne è uno. Cattura uno. Che dobbiamo fare? Aia. Questa raga è greve. Madonna. Questi ti rubano la reta, comunque. Uno su tre di topi dobbiamo fare. Oh no. Non voglio mai più vedere del formaggio. Io non voglio più vedere te. Che facciamo? Chris. Dei mouse. Chiaramente sono i mouse del computer, eh? Non serve che lo dico. Poggiamo sul mouse. Catturiamo tutti i mouse. Mamma mia, raga. Vabbè, uno l'abbiamo preso. Ah, vabbè, chiaramente c'è anche il cursore del fottuto mouse. Oggi prendo parecchie botte, come avete visto, eh. Moltissime botte. Ne prendo veramente tantissime. Mamma mia. Perfetto, non ne abbiamo. Let's go. Mamma mia. Allora, agisci. Cattura 1, intanto questo dobbiamo fare. Gelo shock. No, no, ma che gelo shock? Azione N, no. Ma io non so se riuscirò a... infatti. Qua, raga, potremmo combattere per secoli, secondo me, perché qua... Beh, vabbè, io non vedo tutti i buchi. Detta così. Ok. Porco. C'è stata una volta che non mi sono fatto prendere. No, impossibile non farsi prendere. Tutti i formaggi sono andati via. Cassettina. Apri lo screen del tesoro. Dentro trovi ciambella CD. Ciambella CD è stato aggiunto a deposito. Ma è normale che metta tutto in deposito? Cioè, io ho un inventario così pieno. Vedete, non mi torna, sinceramente. Oggetti. In realtà sì. Ok. Quindi dovremmo vedere al prossimo save cosa portarci dietro. È un vicolo cieco? No, madonna. Ancora gli enigmi con Camilla, non ne posso più. L'interruttore non sembra funzionare. Chris, la piattaforma sta cadendo, aiutami. No, te prego, sparisci, dai, non ti voglio più. Oh, non c'ho voglia di salvarti, in realtà. Revoca i topi. Speriamo che ti facciano fuori loro, nel senso. Raga, posso farla mangiata ai topi? Che Dess non è qui, ma chi è Dess? Chris, vedo che stai avendo difficoltà con questo rompicapo. Sembra di notare non è che chiedeva aiuto, ma adesso ho capito cos'era quel suono. Deve essere il tuo cervello che piange. Che può darsi. Vabbè, tanto qua stiamo andando avanti, per cui va benissimo lo stesso. Non riesco a leggere e giocare insieme, cioè fammi la grazia, tesoro, ti prego. Ok. Boh, tecnicamente quindi il nostro obiettivo è far colpino El dai tizi, dai topi praticamente. Boh, cioè, ok, vai. I love them. Boh, vabbè. Mo. Non c'ho. Non capisco cosa sta venendo fuori. Non vorrei che la traduzione italiana che ci sta un attimino rovinando tutti i piani. E dai. Va bene così in teoria.
I love mouse. Cosa? Come hai fatto? Come l'hai risolto? Anche un orologio rotto segna l'ora giusta due volte al giorno. Certo. E Chris, se qualcuno te lo chiede, l'ho risolto io il rompicazzo. Ok. Non è giusto che tu abbia tutto il merito per un colpo di fortuna. Capito? Nessuno può saperlo, soprattutto Susie. Me lo rinfaccerebbe a vita, ci scommetto. Raga, ma a me che me ne frega. Sai, credo di non aver più paura dei topi. Anzi, forse sono anche un topo. Comunque, andiamo avanti. Noelle ora è immune alla topa. Ottimo. Era un'abilità di cui avevamo bisogno. Salva. Grazie, Gri, grazie mille. Allora, vediamo un attimo nel deposito. Cosa abbiamo lasciato? Abbiamo la... dobbiamo decidere cosa mollare, però. C'è un bella CD, non era male, però. 80, 80, 80, il paninazzo scuro. Bisco Lancer, magari lasciamo il Bisco Lancer. Magari lasciamo il Bisco Lancer, tipo qua, dai. Una dolce forma... questo è molto utile. La ciambella CD. Chissà questi, Noel Te, Chris Te, che cosa succederà. Non ho capito neanche se sono equip o oggetti da mangiare. Un biscotto a forma di faccia di Lancer, ok. Il Doggaro. Un dollaro con un certo cane sopra. Il suo valore diminuisce ad ogni capitolo. Ok. Beh, sì, senti. Va bene così. Provviste nella spazzatura e trovi 20 dollari. Mica male. Provviste nella spazzatura e trovi 80 dollari. Oh, l'ultima volta non andrà bene. Esatto. Era ovvio. Pop-up e mouse. Raga, io vorrei far fuori mouse, però sapete che non ne sono convinto perché... No. Agisci. Pop-up. Clicca, blocca il pop-up in teoria. Difendi. Premiami rapidamente per bloccare la pubblicità. Bene. Dovevo sperarlo. Così ora faccio solo un disastro. E agisci. Mouse. Cattura 1. Risparmia. Pop. Ok, bene così. Abbiamo reclutato i 3 su 3 di quei ragazzi. È una cosa bella in teoria. Ok. E spero. Ricevi 0 pie e 159 dollari oscuri. Siamo tutti contenti. Madonna, ragazzi, siamo veramente finiti nel fillerazzo che non volevo. Così si chiamano proprio ore in più. Rivisti nella rovisti, scusatemi. Ah, c'è un bella CD. Vabbè, abbiamo trovato un'altra ciambella CD. Allora, andiamo giù. Un po' di trama. Oh. Noelle, che ci fai con Chris? Io, ecco. Noi abbiamo fatto una tregua. Una tregua con Chris. È impossibile. Sì, in questo momento preferirei giocare a Spider-Man, giuro. Cioè, nel senso, preferisco giocare a Spider-Man che questi. Così sarebbe una doppia treguina. Non temere, mia adorata Noelle. So cosa stai cercando di dirmi. Davvero? Stare al gioco con quello che sta succedendo? Ti senti costretta, vero? È per questo che non sei con Regina. Birdly, veramente mi capisci? Sì, è ovvio. Chris ti sta costringendo a stare alla roba. Ragazzi, quanti personaggi stanno così su Undertale? Lista infinita. Brutta ladra di amici, Chris, la nostra tregua è finita. Noel, questo ti farà un po' male, ma è per il tuo bene. Ah, meni proprio l'amica tua, incredibile. Aspetta, ascoltami. Mamma mia, Camilla, ti prego, fa qualcosa. Allora, agisci. Ce l'avevamo un save point relativamente vicino. Io non voglio morire. Fai l'intelligente, fai lo scemo. Fai l'intelligente, che è molto importante. Incoraggi Noelle a usare il cervello. La sua magia aumenta
Verdi ha tratto la sua intelligenza. Chris, ho capito, ti sei montato la testa risolvendo quel rompicapo per pura fortuna? No, sì. Questi sono attacchi un po' pesantucci, sinceramente. Ok, vanno al cuore, mica è facile in realtà. PD. È lunga arrivarci in realtà, eh. Vediamo facendo gli scemi, che almeno abbiamo una Noel libera. Conviene fare Noel. Anche se... Ok. Non ce l'aveva già fatto sto attacco dei compiti? Sì, ce l'aveva già fatto. Sto pigliando tante di quelle mazzate, raga. Si è messi proprio male. Però facciamoci un altro file intelligente. Dopo al massimo andiamo di nuovo di qualcosina. Io una cosa che tu non avrai mai, osserva. No, è un boss serio. Questa è una roba, raga, questa è una roba un po' pesina, sinceramente, cioè. Ma quanto cazzo dura peraltro? Merda. Raga, è tosta. Ciao, ciao a tutti, eh. Sono tutti stanchi, ma noi non abbiamo l'abilità di RAL 6, quindi ciao, dobbiamo fare la... Io non so se li evoca all'infinito, però 4 turni dobbiamo sprecare. Perché mi sembra che Chris da solo per fare squadi... mamma sa, però troppa roba, se no... Oddio, possiamo provare. Raga, cioè dai, ok. Facciamo lo scemo. Madonna. Ah, ah, fermi. Ok. Makes sense. Ok. Perfetto, doppia tra l'altro, Camilla, fortissima. Oddio. Ah, ma genera pure i figli. I figli di Sonic. Lei sta tutta spimpata, eh? Avete visto? 60 PS per 2, panino scuro 120. In realtà bisognerebbe dargli una cosa veramente pesa, cioè una bella luminella bisognerebbe darle. Cioè lo so che è OP, però raga, cioè sta a morì. Che devo fa? I miei alleati sono spariti, staranno sicuramente aiutando Regina a cercarmi. Raga, non sono capace di gestire sti suoi attacchi. È assurda sta roba. Cioè, un pochino ho capito, però... Però avete visto che in realtà non ho capito veramente quasi un cazzo. Allora, gli faccio un file a scemo con lei che mi dà una curetta, perché ho veramente bisogno di cure in questo istante. Speriamo non rievochi della gentaglia. Spero, però non lo so. Vediamo un po'. Ah, bella, bella la cura, Noelle, la più forte, mia zia proprio. Forse anche qui è il caso di quello che diceva vai lento. Sì, vabbè, comunque. Agisci. Stanno nascendo i Birdly figli, non sono proprio Birdly figli quelli. E faccio agisci, potremmo fare un bel attacco coordinato, già che ci stiamo. Fai l'intelligente. Ragazzi, cioè il mio occhio bovino non riesce a seguire tutta sta roba. Siamo ancora comunque in piedi, dai. Assaggia. Assaggiamo. Madonna, due volte mi sono fatto prendere. D'accordo, quindi agisci. Oddio, però no, non ce la facciamo a resistere. Non ce la facciamo a resistere. Devo fare lo scemo e lei deve curare. Palle. Agi capito. Madonna, raga. Tipo? Quindi, fai lo scemo. Tecnicamente abbiamo risparmio, no? Se pietà, cioè.
Hai vinto? Ok, dannazione. Birdly, stai bene? Chris, forse avremmo dovuto andarci più piano. Andarci piano. L'unico che stava giocando in easy mode ero io. Mi sembri sfinito. Sono solo stanco di nascondere la mia vera forza. Noel, sarebbe troppo facile salvarti adesso. Chris, vai pure ad allenare i tuoi punti forza. Se ti sforzi, forse un giorno sarai un degno rivale. A volte stento a credere a quanto sono figo. Raga, quando ci liberiamo di Camilla? Se solo mi ascoltasse. Speriamo presto. Dopo aver sconfitto Birdly, un certo odore permea l'aria. Ti riempi del potere dei Nuggets. Ah, perché ovviamente lui è un pollo, quindi Nuggets di pollo. Ha senso. Andiamo avanti. Meno male i coni stradali ci hanno salvato la vita. Noel, amore, dove sei? Oh no, eccola che arriva. Noel, torna a casa, ti ho fatto una torta all'acido di batteria. Oh, Chris, tempismo impeccabile. Hai per caso visto? Oh, mia lussuosa regina. Oh, mio disco rigido, Chris, entra in macchina. Mia regina, dove sei? Ti ho preparato una delizia da gamer. Non è qui. Mamma mia, ragazzi, ma qualcuno piace sto gioco? Ci è mancato poco. Chris, chi è la tua amichetta? Il mio software di riconoscimento non lo riconosce. Eppure c'è qualcosa che la rende fica. Robotica, direi. Chris, dobbiamo prendere la macchina per trovare Noel. Salite tutti quanti su. Chris prende le direzioni per sterzare. Finalmente. Ok. Bello che le macchine camminano coi piedi. Quanto traffico, non lo trovi stupendo, illuminati. Ok. Il problema è che vanno tutti. Cioè, siamo contro mano in questo momento, sembrerebbe. Ferma tutto. Chris, prendi la banana. Io la banana. Potassio. Eternal banana, no? Per anche prima. Lì c'è un incrocio, preparati a fermarti. Oh mio disco rigido, un ingorgo stradale. Sarà stato di nuovo quel cane che vaga in mezzo alla strada. Chris, amo teso, premi il tasto, cammina. È proprio lì sull'altro lato della strada. Come cazzo? Anch'io andrò. Ma perché chiude gli occhi, cioè, con quell'espressione da ebete? Mi fa ribrezzo quella sprite. Tu devi rimanere. Aia. Ad ascoltare tutto il mio mixtape. Ok. Chris, sbrigati, ti prego. Sì, sì, ragazzi, cioè, la componente musicale è veramente bellissima. Ma vabbè, cioè. Però se voglio ascoltare un CD posso anche farlo senza mettere le mani sulla tastiera. Sono io, il preferito di ogni amico, il business... Perché proprio 97 come me? Il business 1997 numero 1. Spamton, G. Spamton. Come la carne. E come lo spam. Wow, guarda un po'. Salve, Luminiano. Ehi... Sembra proprio che tu sia solo soletto in tarda serata. Tutti i tuoi amici ti hanno abbandonato per i miei contro te? Che sei? Gli affari sono finiti giù per lo scarico? Ti sei ritrovato a vivere in un dannato cassonetto? Beh, ho proprio un'offerta speciale per cuori solitari come te. Se hai proprio perso il controllo della tua vita, allora afferrala per le cordicelle. Perché essere una spugnetta che odia la vita da 4,99 quando puoi essere un pezzo grosso? Pezzo grosso? Pezzo grosso. Esatto, ora puoi diventare un pezzo grosso. Ed ho proprio quello che ti serve. Ovvero... Hyperlink bloccato.
Ne vuoi? Vuoi Hyperlink bloccato, non è così? Beh, ho un'offerta proprio per te. Tutto ciò che devi fare è mostrare... Sì, vabbè, è veramente lo spam invasivo. Il tuo oggetto forma di cuore. Ehi. Sei luminiana, non è così? Hai una luce dentro, perché non perché non mostrarla? Vuole il cuore? Non vuoi diventare un pezzo grosso? Qui siamo un po' su Undertale, come note. Completamente nuovo, ovviamente, però... Agisci, Spamton. Osserva affare. Ehi, 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 non ho mai visto un oggetto a forma di cuore come quello. I miei occhi bruciano come DVD qualsiasi fenomeno d'apprezzo. Ho un'offerta molto speciale per te. Non sono interessato? Risposta sbagliata, sbagliata, ritenta. Ho sbagliato, infatti immaginavo che non dovevo assolutamente... lo sapevo, figurati se era così semplice. Stavano tutti al bordo. Ma massacra... Ragazzi, sono già massacrato. Affare. Dimmi di più. È proprio così che si fa. Offerte come queste arrivano solo una volta in tutta la vita. Trasmetti... Ok. Figo. Questo è molto figo. Allora, dovremmo mangiare. Perché sto da solo. Dovremmo mangiare. Dovremmo veramente mangiare. Comunque non abbiamo più comprato le ciambelle. Forse è stata... Sono un cretino. Sono un cretino per tre. Fare. Che tu mi creda, oh, una volta era un pezzo grosso, il più grosso, ma adesso ho bisogno di un po' di generosità. Dagli i soldi, non darglieli. Dagli i soldi. Cazzo, sbagliato. Pure affare. Affarone cura 50% di PT. Dai. Dagli i soldi, non dargliene. Sono un uomo d'affari, non mi sono mai interessato i soldi. Vabbè, è un po' strano riuscire a gestirla. L'altro sembra che sbagliamo costantemente, non saprei. Porco due, dura un po' di più, dura. PD. A me interessava solo la libertà, il poter fare affari. E a volte la mattina un po' di Hyperlink bloccato non sarebbe male. Vuoi essere come il caro vecchio amico Spamton? Accetta l'offerta. Sì. Proprio questo intendevo, hai fegato. Intendo proprio disagio, dolore addominale al fegato. Diventa un pezzo grosso e vinci prezzi pazzi. Cioè, raga, pure affare. Cioè, facciamo un affare, intanto ci curiamo. Prezzi talmente bassi che tutti quelli che conosco sono morti. Non comprare l'assicurazione. Non hai abbastanza mazzette pazze? Giovanotto, mi stai facendo crepare. Per favore smettila di uccidermi e ti farò un'altra offerta. Aiuto. Ma PD, ma io guardo dove vado oppure... No, vabbè. Assurdo, ok. Cioè, l'incrocio che mi hanno fatto, l'incrocio di pali è stato assurdo. Ho solo bisogno dei dettagli dell'account e dei numeri sul retro. Non potrei goderti, ok. Rifiuto l'accesso all'account. Cosa? Non ne hai bisogno. Questa sì che è una mossa da pezzo grosso. Sei come me. Non sappiamo bene cosa vogliamo, non è così? Premi pazzi, single piccanti, 100 clienti e più di tutto. Hyperlink bloccato. Accetterai l'ultima offerta, ricorda, è una tua scelta, non ti forzerò. Che devo dirgli? Raga, ditemi che gli devo dire, sì o no? Sì, credo di sì di dovergli dire. Aiutatemi un attimo, vi prego. Adesso ti dice che vuoi comprare gli account di Fortnite. No, dai, ditemi la risposta. Ne posso più, vi prego. Ditemi come liberarmi di lui. Offerta no, offerta sì. Ditemi la soluzione per mandarlo a nanna.
Perché non voglio morire, sto a 50. Gli devo dire di sì? Ma siete sicuri? È uguale, ok. I patti sono patti. È un piacere fare affari con te. Hai vinto, ricevi 0 PE e abbiamo perso però del denaro perché ho fatto una cazzata, mi sa, nel mentre. Ciao Simone. Ok, buono, 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 via. E ora per il passaggio successivo ti aspetterò al mio sito di vendita fatto in casa. Tutto fatto in casa. Nella zona di scarica chiusa per riparazioni. Vieni da solo. E non scordarti di iscriverti e mettere mi piace per più hyperlink. Mamma mia, ragazzi. Allora, eccoci. Oh, facciamo un po' di fluire il traffico. Eccoci. Entra. Bello, bello. Vedete, abbiamo tutta la città alle spalle. Chris, dobbiamo andare in macchina per trovare Noel. Accendi gli abbaglianti. Quando vedrai il regin segnale, arriverà correndo. Perché vuoi trovare Noel così tanto? Di che stai parlando? La città è pericolosa. Immagina la povera Noel che si compenetra in un muro e deperisce per deficienza di potassio. Sei preoccupata per lei? Lo dovrei essere, ma sono sicura di trovarla prima di allora. Ma perché proprio lei? Aspetta, lasciami immaginare, perché è abbastanza debole da diventare tua suddita? No. Proprio il contrario. È perché lei è forte. Ma cosa? Chris, ferma la macchina. Cosa? Ah, che non va? Fiù! Mi stavo preoccupando su come mai non fosse ancora esplosa. Sembra proprio che ci dovremmo dividere a piedi. O divertire? No, ho detto dividere. Chris, se vedi Noel, dille che la mia conoscenza dei suoi gusti è impeccabile. E se ha bisogno di prove, usa questo. Il mixtape di Regina è stato lanciato nei tuoi oggetti chiave. Ciaone! Togliti la maschera scatoletta di Metal Gear. Più. In qualche modo mi sento che siamo quasi fuori. Andiamo, Chris! Ehi, peso. Sono arrivate le macchine da ingorgo. E non ci faranno tornare indietro perché il gioco non vuole che si prosegua in questo modo. Vi ricordo che quella era l'unica porta dalla città. Cavolo, ci è mancato poco, vero Chris? Questo strano mondo, questa grande città, è così folle, mi fa un po' girare la testa. Io ragazzi, ma Camilla sarà con noi per molto? Sembra un altro rompicapo. Forse se vado qui giù... Di... E per ora siamo in Toscana. Quando ho detto che questa città mi fa girare la testa, non intendevo negativamente, sai. Non ho visto che cos'è. Gli parli sopra. Detch. E Des mi diceva sempre che mi ci voleva portare in un posto come questo. Des chi è? In un posto con luci abbaglianti. Des non l'abbiamo mai sentito. Chi è? Stava a scuola con loro? No, non mi ricordo. Detch. Dece. Non ti manca esplorare, Chris, come facevamo noi quattro da bambini? Cavolo, ricordi la notte nella foresta dietro al cimitero? No, non ci sono stato, non giocavo all'epoca, mi sa. Mi sa che non ero ancora nel capitolo 1. Dece. Ah, so bene che non abbiamo mai trovato nulla. Mi ricordo che piangevo per quanto avevo paura. Meglio questo mori. Ragazzi, cioè, per favore, vi scongiuro. Cioè, sta melassa per adolescenti problematici, vi prego. È tutto fuorché o mori, guardate. Ma per qualche motivo pensarci, papà, adesso che mi asciuga le lacrime con la giacca di Azzi. Con quelle mani... che ho della mano di cannella, apposta. Dai! Ho perso completamente quello che c'è scritto. Credo che non avrei problemi a spaventarmi se c'è... Che qualcuno mi avrebbe confortato. È molto insicura, Camilla, l'abbiamo capito. R. Ah, ok, lo puoi fare. Chris è l'unica persona che sa quanto sono strana. Non è giusto, sai? Nessuno sa quanto tu sei strano. Uh-uh.
Dash ci ha lasciato le penne. Raga, io non ho capito niente. Non stavo seguendo perché stavo cercando di finire il puzzle. Se avete capito delle informazioni, è il gioco di lanciare la palla nella bottiglia. I premi sono sotto il bancone. Pigliamoli? Non si può? Sembrano zuccheri filati volanti. Ovviamente sono un riferimento informatico, però, in questo contesto. December, grazie Pachino. Grazie, grazie, ok, dicembre. E scusa, quindi è il suo amico? Cioè, il suo amico forse non è morto. Cioè, non ho capito, è morto sto amico? Raga, se mi fate un riassunto di... Io ho capito solo che lei parlava dei suoi tempi andati, ma non ho capito se è morto sto Des, qualsiasi cosa sia. Dio Mori, sono arrivati al pezzo profondissimo e l'antro delle streghe marine, quindi no spoiler. Ah, sta per arrivare la parte bella, Bertu, devi semplicemente passare quella parte di... lì delle streghe, che è un po' pallosa, un po' tanto pallosa, è veramente 2 ore di gioco un po' che non servivano, però il dopo è incredibile. È il gioco di lanciare la palla... Boh, vabbè, Serp, se tu hai detto che è morto, mi fido. È il gioco di lanciare le palle... Perché cazzo lo stavo leggendo 1000 volte? Dio mio, ragazzi. Ma ci sarà un nemico che non è una gag? Mi nasconderò in questa bancarella. Ehi, guarda qua! Assurdo, vero? Dov'è il mio premio? Qui. Bello. No, aspetta, non lo voglio davvero. Finalmente ripigliamoci il team, quello normale. Cioè, raga, non credevo, l'avrei detto, mi mancava Susie. Una cosa incredibile, mi è mancata Susie. Cioè, non pensavo di poter dire una cosa del genere, ma... dopo 20 minuti con Camilla, le palle erano a terra striscianti e dovevo raccoglierle. Cioè, mi è mancata Susie, è una cosa che veramente non avrei mai pensato di dire. Assurdo. Ah, Susie, dovresti attaccarci la gente. Ho brutte notizie per te. Eccola qua. Chris, eccoti! Chris, guarda qui il mio nuovo attacco. Hadouken! Cura un po'. Ti senti leggermente curato. Che ne pensi? Saluta la tua nuova maestra curatrice. Diciamo che RAL 6 è più professionale, però ci stai lavorando. Sì, già, è proprio una maestra dell'arte, Chris. Dio, ho sbagliato a insegnarti cos'è il sarcasmo. Oh, Chris, che cos'hai lì? Ma è un regalo per qualcuno? Ragazzi. Birdly, non c'è neanche Birdly. Allora, la verità è che lo vorrei dare a RAL 6, perché Susie comunque mi sta sulle palle. Camilla non ci vorrei parlare più in vita mia. Birdly, dai, cioè, Birdly veramente non si merita niente. Lo do a Susie. Io volevo darlo a RAL 6, perché alla fine è il nostro fratellino perduto. Dobbiamo darlo a Birdly. No, non mi dite che lo dobbiamo dare a Birdly, vi scongiuro. Sì, diamola a RAL 6, dai, meglio. Cioè, il nostro fratellino perduto. Sti cazzi dei fratelli, vabbè, lo do a Susie perché l'ha deciso Serp, sono un manipolato. Ma che? Ok, dove cavolo l'hai presa questa? Forse l'ha vinta a quel gioco dove devi lanciare la sfera. Certo, come se Chris potesse vincere un gioco del genere. Che bastarda, comunque bentornata. Di sicuro l'avrà rubata. Rubata? Wow, allora voleva regalartela davvero tanto. Beh, ci vuole coraggio per fare una scemenza del genere. Ma non credere che ti lasci far meglio di me. Visto? Hai voluto fare una bravata simile. Visto che hai voluto fare una bravata simile, ruberò qualcosa anch'io. Che scatola fica. Noel? No, ti ridevi mettere la maschera. Che diavolo ci facevi lì dietro? Non si bara. Io... Sono contenta che tu stia bene, però... Da quando quella stupida regina ti ha preso, mi ero preoccupata. Dum dum. Aspetta. Ma tu non eri dalla sua parte? Aspetta. Chris, dammi una mano.
Abbiamo una tregua. Ragazzi, io ve lo giuro. Mi piacerebbe tantissimo rispondere a destra perché non la sopporto. Giusto, abbiamo fatto una tregua. Chris ha detto che posso unirmi a voi. Ah, davvero? Beh, se lo ha detto Chris, va bene. Non avevo davvero voglia di ucciderti. Dun dun. Allora, mettiti in fila. Oh, ok. Team da 4, raga, ora siamo veramente fortissimi, eh? Il party da 4 solitamente è solido in un RPG. Chris ha anche detto che dovrei stare dietro Susie. Beh, se l'ha detto Chris, andiamo adesso. Va bene. Però lei senza scatola, il gioco di lanciare i premi sono sotto al bancone, ma non possiamo riscattare i premi. Oh, un po' di tazzi. Salva! Quanto manca? Spera un poco. Ma facciamolo, scusate, scalata. Forse non funziona. Guarda, Chris, un'altra... Ah, perché siamo in tre, non siamo più in tre. Ma ci sono solo tre posti. Forse due di noi potrebbero condividerne uno? Uffa, immagino che ci tocchi prendere le scale. Ren e Tazzino, una combinazione pericolosa. Perché? È una cheat che non ho capito. Ren e Tazzine. Tocca salire. Questi sembrano molto spermatozoi. Aspetta, questa la so. Per disattivare quel campo di forza basta saltare sul pulsante. Beh, ci becchiamo dopo. Perché mi hai solo un'offerta volontaria? Perché ora devi stare lì e aspettare che noi passiamo. Il tesoro dell'aria. Dove tre sono uno, metti uno in tre. Forse significa che dobbiamo entrare tutti in una tazza sola? Beh, non mi piace l'idea, ma potrebbe funzionare. Può darsi. Vediamo. Che intelligente, si l'ha fatto per fare la figa, praticamente. Salite tutti su una tazzina. Sentite un click. Col cavolo, non voglio rifarlo un'altra volta. Ah, vabbè, pensavo che prima o poi saremmo saliti. Va bene, d'accordo. Grazie per questa discesa completamente superflua. È così che si fa tempo di gioco. Bene. Andiamo. Speriamo che questo sia un gran premio. Era il nulla cosmico. Oh, attenzione, un puliziotto. Però cosa bisogna fargli a questa Evita fatti colpire? Raga, non mi ricordo cosa bisogna fargli a questi. Non voglio farmi colpire da Liambiu Lance. Devi decidere se... ovviamente! No, facciamo fatti colpire. Mi faccio prendere sotto. Vabbè, una volta bastava, insomma. I più forti. Allora, perché eravate saliti sulla giostra delle tazzine? Palloncini. Palloncini? Credimi, non ti sei persa niente. D'accordo.
PD. PD, fatemi aspettare. Meglio andare avanti a sto punto. Gesù. Upgrade, per tutti. Sì, ma Susi in realtà non combatte con noi, raga. Cioè, io non so più che dire, guarda. No, raga! Stanno tutti intopiti! Sono tantissimi! Aspettate. Ok, sto imparando. Ok, finalmente sono solo gli zuccolone, quelli piccoli. Ralsei è morto intanto, cioè giusto per dirvi come vanno le cose ultimamente. È crepato. Non so veramente che dire, guarda. Speriamo di curarci. Aspetta un momento, dov'è Noel? Eccola. Scusate, non avevo mai visto i fuochi d'artificio da vicino. Quei proiettili. Che è? Hai paura? Immagino di sì. Forse è per questo che non riesco a distogliere lo sguardo. Ragazzi, a me ci mancava solo veramente la storia romantica dell'Alce. Cioè, io veramente... Ok. Metti i topi nel buco. Ok, sì. Li pigliamo. Ma perché non va? Ma PD! Sti cazzi. Altri 20, che palle, ci passeremo degli anni quassù. Forse se noi ci dividessimo il lavoro... Io libero i topi. Susi può far scoppiare i palloncini quando arrivano in cima. Cristo, catturali. Se ti va bene. Pronti? Via. Ok. Dai, finalmente qualche minigame carino. Dopo faccio una proposta indecente per il gioco. Forti. E vai, pigliatevi questo, stupidi topastri. È bello vedere che ti stai godendo un puzzle, Susi. Beh, forse non fanno schifo se li risolvi così. Niente male, Noel, è stato molto astuto. Grazie. Magari la prossima volta ti lascio fare i miei compiti. Perché ti piace sto essere orripilante, Viola? È pieno di topi. Oh, scusatemi. Vediamo che era qui che vanno messi. Ma questa parla solo, purtroppo. No, ce ne manca una, rega. Ah, ok. Un bel save, ne ho bisogno adesso. Raga, è la fine del gioco come l'altra volta. Grazie, signore Dio. Guarda, siamo vicini alla fonte. È la magione di Regina. Let's go! Finalmente! Aspetta, perché siamo venuti qui? Dio. Chris, mi hai portato Noel. Sempre saputo che avevamo la tregua migliore di tutte. Ma sfortunatamente, sembra che sia finito il tempo delle treguine patatini. Noel, vieni qui. Io... Noel, lo ripeterò solo una volta, all'infinito. Vieni qui, vieni qui, vieni qui. Io? Noel, stai per caso esitando? Lascia che ti faccia un if-then molto facile. Sono ai capra, le programmazioni, però mi ha fatto ridere.
Senti qua, if, se non mi ascolti, then, allora, un certo uccellino si fa un viaggetto nel fiume d'acido. Birdly. Raga, tutta sta amicizia con Camilla e poi comunque se ne va dall'altra parte. Io boh, veramente non so. Mi dispiace, Chris Susi, io avrei voluto rimanere con voi più a lungo, però non ti preoccupare. Anzi, guarda, se ora per caso dovessi morire e ti butto a te nell'acido, un eralino, tristezza, sicuramente per tutti i personaggi, ci parleremo in città quando sei morta, ma dal mio cuore non ci sarà nessun dolore, te l'assicuro. Anzi, se non parli più e ci levi linee di dialogo, è una, guarda, è una goduria. Non posso lasciare che Birdly venga da Frito. Sì, io capisco. Ma vai, vai! 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 Non essere triste, Noel. Ora rimane solo il passaggio finale. Mia splendente regina, eccoti qua. Fiù, ti ho cercato in tutti i negozi di giochi usati. Oh, Noel, tutto bene? Non è una bella cera? Raga, entriamo in sto palazzo. Facciamo la boss fight. Ok, piano B. Di nuovo la gabbia, l'avevamo già vista. Cosa stai facendo? Ora capisco che la sua volontà dovrà essere scatenata con la forza. Forse se la robotizzo la faccia? Ma avevi detto che non l'avresti fatto se... Variabile bugia impostata su Vera. Non è giusto, avevi detto che saremmo stati intelligenti insieme. Ricevuto. Giustizia attivata. Fortuna che ho calibrato queste gabbie. Hai detto che mi potevo fidare di te. Hai detto che eri una gamer. Birdly, io gioco solo ai giochi sul telefonino. No! Qualcuno di voi mi aiuterà con il mio piano. E quel qualcuno sarà Noel. Voi altri, andate nelle vostre stanze. Certo che, ragazzi, uno mi chiede Candy Crush o questo, cioè tutta la vita comunque. Cioè, regina, meno male che non gioca a Deltarune. Ma si annoiava a morte. Esatto, poteva giocare comunque a Genshin Impact. Non è così male. Cosa ne sa di me? Oh, wow! Sei ancora qui! Ho fatto solo 4 gabbie! Letteralmente non ne ho idea. Vi piacciono le vostre unità stanza? Come potete vedere, sono tutte basate sui vostri interessi. Che ho dedotto dalla vostra cronologia. I miei calcoli prevedono che non vorrete andarvene. Prego, stuzzicatevi con ciò che avete nei dintorni. Aspettate pazientemente mentre io conquisto il mondo. Aone? Chris, ehi, mi riesci a sentire? Sembra che in qualche modo si possa parlare tra le stanze. Comodo, non pensate? Ho veramente pensato a tutto, tutto. Stai zitta. Dicevo, cerchiamo un modo di uscire fuori. Ral 6, hai qualche idea brillante? Ehi, dove cacchio è Ral 6? Madonna, l'urlo dello scumendo. Quell'urlo dolce ma leggero. Chris, deve essere lui. Veloce, ci deve essere un modo per scappare. Hai mica qualcosa addosso che potrebbe aiutarci? Allora, vediamo un po'. Navighiamo nei nostri menu. Che cacchio c'ho? Chiave. Lancer. Vi sono mancato? In realtà, no. Perché voi mi siete mancati. Lancer, sei tu? Pensavo ci avessi bidonato. No, io adoro i bidoni e non vi bidonerei mai. Stavo solo rilassandomi nel... Madonna, guarda della faccia inciandita. Tasca. Sì, e ho visto di tutto. Pantaloni, la... Lanugine. Oggetti vari. Una mamma pazza che vi ha messo in delle gabbie elettriche. Già, siamo intrappolati, quindi... E aspetta, ci hai visto pure sulle montagne russe? Sì, è stato spettacolare. Non c'ero mai stato. Quanto mi piace farmi venire una nausea in compagnia. Ecco sì, non è che potresti liberarci? Oh, giusto, sì. Potete sempre contare sul vostro amicone Lancer per liberarvi. Non ho alcuna idea di come si usi questa roba. Richiedi nuovo oggetto per la stanza, non sembra male. Oggetto richiesto, ala. Quantità facciamo 999. Sovraccarico.
ha funzionato. Andiamo, persona blu di cui ricordo il nome. È una gelatina a forma di vari coltelli. Dalla chiave di ricerca, coltello in gelatina molto più tagliente al mondo. È interessante perché qua capiamo un po' Chris. Decine di bombe da bagno. Dalla chiave di ricerca, bombe da bagno fai da te. È un calendario scolastico con i giorni di festa cerchiati in rosso. Dalla chiave di ricerca, vacanze estive, scuola quando. Sono due Doriel pixelate che suonano il piano. Dalla chiave di ricerca, videogame, piano, tutorial. È una videocassetta su come installare un videogioco molto lentamente. Dalla chiave di ricerca, videogame, piano, tutorial. Usi il dispositivo di comunicazione, sì. Infili tutta la testa dentro e starnazzi. Chris, ma che cavolo fai? Stai provando ad infilare la testa dentro? Sì, anche io. Ehi, non abbiamo tempo da perdere. Cazzata come un'ape. Chris, ehi. Wow, Lancer, sei il migliore, fra. Dai, Noel e Ralsei ci aspettano. Sì, andiamo a tutta birra. Cof, cof. È malato. No, raga, vedrete perché. Questo non è il suo mondo. E lui non può starci. Ehi, Lancer, stai bene, fra? Sto bene, ho solo molto freddo. Oh, ehi, ma che diavolo? Ehi, tutto ok, fra? Vieni, lasciati curare. Hadouken! Grazie, Susima. Cacchio, non è abbastanza. Veloce, Chris, troviamo Ralsei. Forse lui lo può curare. Ma rimettilo come carta, non l'hai capito ancora la gag? Fermi, aspettate. Non pensavate mica di andarvene senza di me, vero? Già, proprio così. Manuel, la mia donzella in pericolo, adesso è... in pericolo? E se riuscissi ad aiutarlo, allora... E va bene, puoi venire, basta che chiudi il becco. Letteralmente. Però io, raga, sono un curiosone. Sulla targa c'è scritto... Urgli, voglio dire Berdly. Virci dentro? Sì. Ciò che hai visto ti ha sorpreso, più o meno. Stanza di catti. Catti? Sui muri c'è la pubblicità del gatto rosa come quella in città, è pure animata. Sulla targa c'è scritto stanza di Jokington. È bellissimo. Sulla targa c'è scritto stanza di Azriel. Sbirci dentro? Sì. Apri la porta con gli occhi chiusi, non vedi niente. Perché apri la porta con gli occhi chiusi? Sembrerebbe un rompicazzo. Credi di poterlo risolvere, Chris? Tranquilli, pollame, non vi agitate. Ci penserò io a trovare una soluzione. Chris, ignoralo e basta. Io aspetterò qui dove non posso sentirti. E io qui, lontano dalla tua aura bassa qui. Queste lampadine oscure proiettano un'ombra luminosa sul pavimento. Riempi gli spazi con l'oscurità per proseguire. Tutta una metafora, ovviamente. Ok, ok, ok. Questo gioco lo sappiamo fare, circa. Ehi, 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 ehi. Molto bene. E come faccio a fare... Backspace, esci. Okay. E muovi... Di ruota. Ok, anche così in realtà. Molto bene. No, PD. E vai, ce l'abbiamo fatta. Cosa? Ehi, aspetta un attimo. Come avete fatto a risolverlo senza di me? Siamo veramente fortissime. Chris, l'hai capito prima di te? Che c'è? Sei invidioso? Beh, io sapevo già la risposta, volevo solo vedere Chris provarci per primo. Si chiama Suspense, Susanna. Suspense teatrale. Allora il prossimo lo farai tu. Benissimo, vi farò vedere come si fa. E poi non mi chiamo Susanna. Ma in realtà l'italianizzazione fa molto ridere. Un gioco da ragazzi, non potevate darmene uno più difficile? Un cubo puzzle 4x4, ad esempio. Dici la soluzione e basta. Beh, dunque, allora... Per prima cosa devi...
devi allineare le ombre con le linee sul pavimento, ok? E quale muoviamo per prima? Chris, pensaci tu. Aspetta, tanto Chris non ce la farà mai a risolverlo. Va bene, allora qua già è un pochino più... Triforza? Eh sì, in realtà, godo. E... Chissà che... No, aspetta, ok. Poi... Sorry. Molto bene. Un pochino Triforza, non proprio Triforza, un poco. Oh! Questa ha fatto male, bro. Non me l'aspettavo, in effetti, che non girava così. E quindi è un problema, perché noi dobbiamo... Aspetta. Va bene, però. Non c'è problemi. No, aspetta. No, ho sbagliato. Eccoci. Non importa. Ops, Chris ce l'ha fatta di nuovo. Aspetta. Aspetta un attimo. Non puoi... Hai avuto solo fortuna, sei andato a tentativi, sei andato di forza bruta. Anche un cavernicolo l'avrebbe fatto. Peccato che i cavernicoli si siano estinti perché sono stupidi. Il prossimo lo risolvo io, perciò statevene buoni qua finché non avrò finito. Non abbiamo così tanto tempo da perdere. Infatti Lancer tra poco muore, però... Oddio, è buono che Lancer muoia, io sono contento. Cioè, più personaggi facciamo fuori... PD... Che ci fate voi di qui? Questo rompicapo è mio. Ci metterò solo un secondo, quindi potete rilassarvi nel vostro palazzo mentale, che probabilmente è pure vuoto. Mi resta solo da capire come mai le forme non combaciano. Oh, aspetta. Devi solo riempire tutto il robo quadrato, no? Perché non provi a schiaffarli tutti negli angoli? Un po' come scavare una fossa larghissima. Cosa? Chris, perché non ci provi? Va bene. Allora, raga, qua tecnicamente qualsiasi cosa andrebbe bene. La mettiamo così. Qua è un problema. Aspettate che dobbiamo un attimino fare una valutazione perimetrica. Non è così che risolviamo. Questo un attimo lo voglio tenere al di fuori, scusatemi. Questa è una casa. Ma se strabordiamo, che succede? Anche perché c'è l'uccello, raga. Boh, vediamo, forse non dobbiamo strabordare, non lo so, eh. Cioè, tipo, se facciamo così non importa, probabilmente, non lo so. E... è pur vero che qui... L'uccello è veramente una roba enorme, cioè... Se lo metti qua, hai fissato la vita, praticamente. Boh, vediamo. No, non ho risolto una cippa. Ok. Ok. Questo deve stare molto in mezzo perché Wayu, cioè, tipo... Boh, non sono andato così male. Che spazio ho lasciato? Ok. L'idea di Susie ha funzionato, non ci posso credere. Deve essere un bug nel codice, un glitch. Stai barando, è come quando fai il wave dash. Come ci si sente, idiota? Bellissimo che lei ride come se tipo tossisse, sembra una vecchia. Cavolo, questa te la rinfaccerò per sempre. Tutte quelle volte che hai fatto il superiore. Beh, non lo sei per niente. Ammettilo, sei solo un deficiente, proprio come noi altri. No, è peggio lui in realtà. È Mordecao. Manca Grisby. Come si chiama quell'altro Grisby?
No, raga, c'è il momento profondo. Va bene. Lo ammetto. No, raga. Lo dirà. Lo dirà. Ha usato i bot su Pokémon Go. Io non sono così intelligente. Crispy Max Bebons? Non mi ricordo. Non mi ricordo come si chiama. Crispy. Boh. Mordecai e Crispy si chiamavano. Quello che è uno scoiattolo, praticamente. Non lo sono mai stato. Ecco, sei contenta ora? È solo che... Da piccolo ero solo un dimenticabile uccidente. Ma veramente? Nessuno si ricordava nemmeno il mio nome. Poi, alla gara di spelling per cui io e Noelle avevamo studiato, quando rimanemmo solo io e lei in finale, lei venne presa dal panico e non riuscì a parlare. Ma perché gli americani sono fissati con sta gara di spelling? December. Lei perse. E io vinsi. Fu allora che assaporai per la prima volta gli elogi, la gloria, la superiorità, l'assoluto potere dell'essere un genio. Da allora, anno dopo anno, sono rimasto il primo della classe. Ma questo solo perché Noelle mi aiuta a studiare. È lei il vero genio. Ma adesso hanno tutti così tante aspettative per me. Cosa farò quando Noelle non sarà lì ad aiutarmi? Sei un poser, dai. Boh, andrai in Lego Benson, come si chiamava quell'altro qua. Perché ci stanno un sacco di personaggi su Mordecai. Ci sta lì l'uomo che lancia le palline. Pops, com'è che si chiama? Così ho pensato di creare un nuovo mondo solo per noi. Un mondo dove saremo sempre numero uno e numero due. Ma ero così concentrato che mi sono fatto fregare da Regina. E adesso Noelle soffrirà per colpa mia. Forse hai ragione, mi piaceva fare il superiore. Forse sono solo un idiota. Tutto perdonato. Non piangere, Mr. Chicken Nugget. Siamo tutti idioti qui. Un pochino, siamo tutti matti qui di Alice in Wonderland. Voglio dire, non so cosa ne pensano gli altri, ma... Che tu sia veramente un genietto o no, non ce ne può fregare di meno. Sì, raga, ho quasi pianto. Questa è la caratterizzazione che ci ha dato Deltarune. Io, ragazzi, non so veramente come sarà possibile non piangere alla fine di questa run. Sul serio, sbaglia pure quanto ti pare. Tanto non è che la nostra opinione di te... Susi, tu mi accetteresti anche se fossi stupido? Sì, è un po' come in Dragon Blazers 2 quando tua sorella viene maledetta. Anche se le sue stats fanno bene, è pur sempre parte della squadra. Susi, un vero riferimento a Dragon Blazers 2? Susi, non sei solo gentile, ma anche una vera gamer. Forse ti ho sottovalutata. Ma non temere, ho già deciso. Da oggi volterò pagina e combatterò dalla parte dell'ignoranza. Non ti stiamo dicendo di essere stupido. È solo che a volte va bene commettere degli errori. E commettere errori è esattamente quello che farò. Amici miei, proseguiamo. Perché non ci arralzai a fare la morale? Questo ti ha detto fra poco. Speriamo di no, perché ci siamo un po'... Raga, questi pulivano la strada, se vi ricordate. Questo tavolo al primo piano è a disposizione dei nostri ospiti speciali. C'è un tavolo per la cena al secondo piano per tutti gli altri. Tutto qui a misura per lei, giusto? Chiaramente Regina. Quelle grida, Ralsei? Non c'è bisogno di gridare. Solo perché vi piace il mio abito. Ah, sono loro che fangarlano. Chris, Susi, cosa desiderate? Ma che diavolo stai facendo? Regina non aveva una stanza libera per me, quindi ecco, mi ha trasformato in uno dei suoi maggiordomi. Tissen, era al 6, puoi curare Lancer? Però dobbiamo stare molto attenti. Perché Lancer appartiene al regno delle carte, no? Ma Ralsei, se è nostro fratello, viene da fuori come Susie e Camilla, Noelle, quindi tecnicamente non ha il danno della malattia da cambio mondo. È pur vero che stava incappucciato, eh? Ma no, vediamo.
Susie. Temo che questo sia qualcosa che non posso curare. È una malattia molto seria. L'abbandono del mondo è una cosa serissima, ragazzi. Anche io a 10 anni avevo paura di queste cose. Cosa? Lancer sta... sta impietrito. Lancer? Ehi, Lancer! Vedete, ogni fonte oscura crea un mondo diverso. Un mondo in cui gli oscuriani riflettono il volere della sua fonte. Ma, sebbene questi oscuriani possano esistere nel proprio mondo, potrebbero non... se andare... Non ho capito in italiano sta frase, comunque abbiamo capito cosa intende. E l'avevamo capito 100 anni fa, ma è arrivata la didascalia, quindi possiamo aiutarlo o no? Sì, esiste un modo. La fonte suprema città castello è fatta di pura oscurità. Finché continua a scorrere, qualunque oscuriano può abitarci. Allora, se riportiamo Lance alla scuola, sarà di nuovo a posto. Quindi dobbiamo solo andarcene da qui, eh? Esatto. Va bene. Lancer, torneremo a prenderti, amico mio. Il vostro caro amico. Se sconfiggiamo Regina, possiamo salvarlo? Già. Con me fuori di mezzo, Regina. Costringerà Noelle a stare ai suoi ordini. E se Noelle dovesse opporsi, potrebbe trasformare la sua faccia in una da robot. Susie? Potresti assistermi a salvare Noelle? È che io? Io non posso farcela da solo. Ma se mi aiuterai, ho un piano. Un piano? Ricordo da quando Regina mi ha fatto fare il giro di questo posto, che c'è una scorciatoia segreta al terzo piano. Mentre Chris distrae Regina, Susie prenderà la scorciatoia per raggiungere Noelle e la passerà a me che sarò sul tetto. Da lì la porterò ad un nascondiglio sicuro e insieme sconfiggeremo Regina. D'accordo, ci sta. Faremo un tentativo. Eccellente, allora. Ci vediamo sul tetto, colleghi agenti. Bene, andiamo. Vuoi toglierti quella roba di dosso? Scusa. Guardare quelle gambe ti riempie di un certo potere. Non sono piedini, non potrebbe mai. Bar. Oh, la porta dei ritorni. È una libreria cibernetica. C'è qui un libro riguardo alle scorciatoie che si aprono più tardi. Questo strumentopolo ci servirà più tardi. Torna alla discarica, Lele. Mo ci andiamo. Bar. Benvenuti al Color Bar. Permettetevi di riscaldarvi la giornata. Succo di M. Il menù è preparato in maniera speciale. Succo di maggior tono. 100 PS. In realtà è ottimo. Spaghetti annodati da programmaestri e squadra più 30 PS. 30 PS per tutta la squadra in realtà non è granché. Però, comunque, nei momenti in cui ce n'hai 2 KO in realtà non è malissimo. Tensi fiocco. Il menù è preparato in maniera speciale. In realtà questo non ci serve. Spilla regale. Raga, pigliamola. Solo che spendiamo tuttissimo. Dai, una la compro. Regina ringrazia per il patrocinio. Parlami di te. Missione aziendale. Roclus Card Outfit. Ah, scusatemi per non essermi presentato prima, giovani padroni. Io sono Tony, il capo cameriere della nostra graziosa Lady. Quando non dobbiamo eseguire i suoi ordini, io e il resto dei servitori di Regina usiamo questa stanza come umile ma colorato negozio di souvenirs / bar. Prego, comprate quanto volete. Siamo lieti di adempiere ad ogni vostro desiderio. Missione aziendale. Non pensate che una donna del calibro della nostra graziosa Lady non si meriti una congrega di forti uomini e donne che stravedano per lei ad ogni sua movenza? Che compongano inni reppati in nome della sua gentilezza, i quali verranno poi bitrasciati al punto da renderli riconoscibili per renderli più robotici?
Avere meloni distrutti da dei colpi di karate ripetutamente senza alcun motivo? Avere barili lanciati dalle travi del soffitto? Così che noi le possiamo distruggere con colpi di karate prima che il timer raggiunga lo zero? E così anche i meloni con cui sono riempiti i barili dovranno essere distrutti a loro volta? Sì, la risposta è sì. Roxlus Card. Non so cosa sia. Roxlus? Temo non mi sia familiare un ospite con tale appellativo. Ah, vi state per caso riferendo a quel detestabile, quel distinto signore che ha fatto irruzione per richiedere di essere reso maggiordomo supererrimo? Temo che quella persona sia ora bandita da questo stabilimento e potrebbe aver riportato ferite per via della sua alquanto rapida espulsione. Vi prego di non menzionarlo di nuovo. Stiamo ancora pulendo tutti i vermi che ha lasciato sul pavimento. Ah, la mia divisa. Sì, il look monocromatico è alquanto elegante, non trovate? Giacca nera, occhiali colorati, molte persone hanno fallito nel tentare di imitare questo look. Alcune hanno persino tentato di impersonarmi, pur di provare a ottenere... lascia stare. Gradito un macaron? In realtà questi sono i personaggi un pochino più interessanti ogni volta. In realtà noi dovremmo vendere, probabilmente. Raga, la verità è che dovremmo vendere, però adesso vediamo questa armatura quanto ci è crostata, come direbbe qualcuno. Ma dove si salva? Ah, i piedi si salva, ok. Stavo dimenticando. Allora, M. Vediamo il valore di questa santa armatura. Difesa 6, quindi aumentiamo loro. Ustia. Però in realtà sta molto bene sul RAL 6 questa. La Jevil Coda però. È meglio in tutto, raga. Cioè, che devo fa? Tutto peggio. Tutto peggio. Io comprerei tutte le armature, però PD. Diventa veramente PD la situazione. Cioè, possiamo venderci roba? Dovremmo fare dei ragionamenti seri e vedere cosa vendere. È una porta dove vuoi andare. Magione. Magione è questa. Cybercampi di scarica. Agio capito. Non importa. Devo ridere. Povertà poi. Non voglio vendere cazzate, è quello il fatto. Però dai, magari le armature vecchie che ci facciamo. Non è che sono importanti. Cioè, tipo dai. Queste che non le abbiamo più cioè la carta ambrata, tipo. Non le abbiamo più addosso, vendiamole, no? Manichino non lo vendo perché magari. Cioè. Sì, mo vado a discarica. Carta. Cioè, tipo, dai, queste le possiamo vendere. Credo possiamo darle su. Fiocco rosa palese bisogna lasciarlo. Sinceramente non credo. Armi. L'arma 2. Le armi in realtà non ne abbiamo bisogno di base. Boh, provo a vendere le robe che forse... Secondo me il problema di sti di burger è che occupano spazio. Ci ragioniamo magari, dai. Lo vediamo. Esci. Ci auguriamo di rivedervi. Saremo lieti di farvi sentire alcuni dei nostri versi in prosa. Wow. Salviamo. Ok. Andiamo alla discarica, va bene. È una porta. Devo andare. Discarica. La porta si apre. Ricordo questo posto. Questa è una spazzatura. Qui era dove eravamo caduti dalle montagne russe, tipo. Non c'è niente tutto a sinistra. Acqua. Grazie. La porta è aperta. Vuoi andare da solo? Vabbè, fa come dire. Ah, già! 1v1 aveva chiesto il merda. Ok. Avvicinatevi, sono io, Spamton G. Poking. Scappa.
I soldi sono identici, cioè Cromero non cambia niente. È tutta un cambiamento terribile. Compra. Sì, ciao. Compra ancora. E cazzo. Lore. Chris, tu Spugnetta, sapevo che saresti venuto di sabato sera. Dopotutto puoi diventare un pezzo grosso. Ma come? Come potrai mai fare? Ascoltami nelle oscurità profonde della magione di Regina. Una fantastica offerta ti aspetta per un tempo limitato. Un corpo da palestrato che sfonderà i cieli. Ideata dai grandi classici amati dal pubblico. C1997. Chris, quel marmocchietto è il nostro biglietto di sola andata per renderti un pezzo grosso, per rendere me un pezzo grosso. Prima che te ne accorga, faremo un giro dalla città a bordo del nostro Ungadero speciale. Vi leggeremo nell'acido bollente mentre ti immergerai in hyperlink bloccato. Ma Chris, non darla per vita conclusa, la strada è bloccata da una crittografia ad alta qualità. Non riuscirei mai ad entrare. Aspetta Chris, guarda, li senti i palloncini? Sei il millesimo cliente. Come anello commemorativo ti lascerò comprare il K-Gen al bassissimo prezzo di... Che ne pensi? È un affarone. Lo sto mettendo... Accetta questa offerta e potrai morire. È veramente fantastica. Compra il K-Gen da me, sblocchi i sotterranei e prendi quel disco vuoto. Ok. Lo faccio, però un attimo. Un tempo non ero altro che il tizio delle email. Ora sono il tizio del brucia, aia, basta, aiutatemi, brucia. Stupito da questa stupenda trasformazione, da oggi anche tu puoi avere una comunione con risate incomprensibile. Presto supererò persino quel pagliaccio dal carattere. I grandi servi del male dello sgumento. Ma a differenza sua, io voglio puntare ai cieli e finire sulla via del pezzo grosso. Sarò così. Hyperlink bloccato. Eccoci qua. Lore. Parlando di comunione. Chris, lo sapevi che il cavaliere... No, scusa, non volevo. Troppi giorni di vacanza. Vatti a fare una vacanza all'inferno. Madonna. Paura. Di che hai paura? Secondo l'enciclopedia dell'aver paura non c'è nulla da temere se non... Qualcuno può sentirmi? Aiutatemi. Cosa no? Io non ho sentito proprio niente proprio adesso. Sembra che stesse parlando a te. Io, amici? Chris, io e te siamo già... Non abbiamo bisogno di nessun altro, nessun cavalletto o televisore a tubo catodico. Non abbiamo bisogno di uomini, donne o bambini a metà prezzo. Non abbiamo bisogno di Mike. Shosha? Mike. Chris, non credere a tutto quello che vedi in TV. Quell'uomo è un criminale, ti dico, un criminale. Al 17 devo cliccare. PD. Poking l'abbiamo fatto, scappa. Magione sotterranei. Provali. Ma che razza di roba inquietante stavi comprando? Oddio, come se volessi saperlo. Speravo fossero caramelle così da condividerle con lei. Stai zitto! Subito, vedere. Un programma losco che può aprire alcune porte. Bene. Bene. È una porta, dove vuoi andare? Magione, giusto? A sto giro non abbiamo da trovare i tre pezzi noiosi. Oh. Guardate la mano.
Vedo che siete fuggiti dalle mie unità stanza. Come posso biasimarvi? Volete vedere la mia gloriosa magione? Non riuscirete a staccare gli occhi dalle mie opere d'arte. Non siamo qui per guardare le tue stupide immagini. Oh, non era un consiglio. Vi stavo solo avvisando. OPD, scusate. Vabbè, niente. Io veramente è assurdo. Qui non si passa di proprio. Porco! Ehi. Hai trovato una rianimenta. Rianimenta! E quindi? No, probabilmente sarà successo qualcosa. E sas. Ora so che tutti adorate la mia magione. Però abbiamo un paio di regolette da seguire qui dentro. 1. Pulitevi le scarpe. 2. Divertitevi. 3. Rispettate il vasellame. 4. Divertitevi. 5. Errore duplicazione istanza lista. Hai ripetuto due volte la stessa cosa. Ok. Ageshi. Maggiortono. Credo che vada bilanciato, tecnicamente. Non ne ho idea. Vediamo. Idi. No, vabbè. Non lo so, sapete, freddifica. Vediamo se stiamo andando da qualche parte con questa tecnica. Vanno matchati, ho capito giusto. Ok. Siamo stati molto arguti, ce l'ha detto anche il Maggior Tionios. Posto. Ush. Aia, questi. Però stiamo farmando soldi. E prima o poi... PD. Aia. Qui ovviamente il segreto è agire per rendere caldo lui. Avete capito qual è la strategia? Palese. Caldifica assolutamente. Mentre con gli altri ci pareremo un pochetto. Madre di Dio. Vabbè. Allora. Scaldifichiamo. Risparmiamo. Risparmiamo tecnicamente. Già si può iniziare, no? Ok. Questa è stata una ottima notizia, raga. Mamma mia, riesco comunque a farmi pigliare. Io non so. Non so che dire, guarda. Molto utile fare sta cazzata se poi non sei in grado. Ecco, volevo fare sta cosa. Posso volerla fare? Posso volerla fare? Posso volerla fare?
Non ho capito che erano sti due gol, ma ok. La targa del quadro legge Gattivi. Cosa sto facendo qui? Oh madonna. Un furri. Giusto in tempo per il tuo appuntamento. Mi aiuteresti ad organizzare questi dipinti? Sì. Quanta raffinatezza. Dunque, la prima domanda. Quale dipinto è il primo in ordine alfabetico? ID. Sicuramente non è alto. Errato, sembra che le tue doti organizzative siano carenti. Qualcuno dovrà insegnarti l'educazione a frustate. Ti giuro, non volevo sbagliare, però... Madonna, non sapevo servire. Giuro che pensavo, cioè... Ah, però se addomestichiamo i... Ah, vabbè, però partono pure le stelline. Mamma santa. Puretta? Non posso. Ordine, ordine. Mamma, oh. E quanto è tosta? Ordine. Boh, sì, c'è. Cazzo. Sì. Ok. Ordine. Will have order. Cura. Cura te stesso, PD. Fammi di nuovo quella. Mi piace quella delle lettere. Perfetto. Sono vagamente bravo. Continuava a parlare, era finito l'attacco. Vado, la odio. Ok, abbiamo risolto tutte le cattività. Ma qua non finisce mai la musica, si è buggato? Oh. Sì, vabbè. Che c'è qua? Piano 2. Non è il momento. Aspettate, vediamo. No! Mercoledì Adams. PD! Vabbè. Io boh, cioè. No! Mamma santa. Cosa ci siamo risparmiati? Pitti. Niente, non si gira Chris, veramente incredibile. Chris Cristina d'Avena. I topi hanno sconfitto tutto. Ve lo ricordate quest'uomo benestante che avevamo beccato fuori? Ti perdi nella bellezza della manifattura. Ovviamente lei è ispirata al pensatore. Sono l'hacker, ho la sensazione che esista una porta segreta in questa stanza. Ma dove potrebbe essere? Apri lo scrigno del tesoro, dentro trovi Cotta. Cotta è stato aggiunto all'arma. È infatti una cotta di maglia, solitamente si chiamano, quindi... Vediamo... Cotta. Molto bene. Sono là che ero la senza... PD! Allora, tazza, cosa coi piedi? Vaso tazza. Tazza cosa coi piedi? Tazza vaso? Tazza... No, aspetta. Iniziano... Allora...
Vaso tazza. Tazza piedi. Tazza vaso. Piedi tazza. Sono speculare. Allora. Ma non credo di poter intervenire e cambiare ste cose. Ma è palesemente un pulsante, raga. Quello lì è palesemente un pulsante, si illumina. Ma non me lo fa cliccare, PD. Forse devo aspettare che ci passa lui. Aspettate, sicuro. Torna indietro, beh. Torna indietro! Ok. Deve farci click col mouse. Alla fine lui è un mouse. Non fermarti! No! Qui di vasi noi non ne abbiamo. Tazza, due tazze. È un pulsante questo PD. La tazza. Sono lager. Ok. Ok. Bene. Abbiamo sbloccato una scorciatoia molto strana. Vabbè, è un lungo corridoio, facciamo così a capirci. Basement, giusto? Chris, vuoi che rimaniamo qui? Ok, no! Che breve. Come si chiama sto posto? Sotterranei, niente di che. D'accordo, qui non possiamo. Volevo esserne certo. What? Chain Chomp! Super Mario Reference! Apri lo screen del tesoro, dentro trovi un dollaro scuro. Grazie al cazzo. Un Mercer. PD? Cioè... No, dai. Ah, c'è più. Fighissimo. Questo è molto figo. Senso di smarrimento. Com'è lenta senza amici? La vita non è bella vissuta senza amici, ce lo spiega Under del Tarune, un gioco molto nuovo. Senti un campo di forza spegnersi. Abbiamo capito quello che abbiamo fatto. Riesce quasi a rendere un'atmosfera quasi horror, eh? Incredibile. OPD! Vabbè. Vabbè, ragazzi. Crepo. PD! Iniziamo già? Oh. Ah, però... Continua mai a rendersi. No! Non mi rifare la scenetta. Devo rifare la scenetta.
Raga, non voglio rifarmi le volte la scenetta. Mi sembrava molto difficile comunque, occhio, eh. PD. Sto usando la mail. Oddio, sapete che non ho caricato l'iPad e quindi vado in prevenzione perché tanto vediamo come finisce. Ok. Oh. No, ragazzi, non sono pronto. Eppure l'avevo mezzo capito sto enigma tecnicamente. Vabbè, devi andare. No, vabbè, sono. Raga, sono troppo cioè, no, non ce la faccio. Madonna, non sono capace proprio. Cioè, non. Anche perché c'è un pattern che ti fa capire come stanno girando. Sapete qual è il problema? Che devo rifarmi sto pezzo. Ma non posso neanche mollare adesso. Cioè, posso se riparto dal save e lascio perdere. Molto divertente, sì, vabbè. Pennata di difficoltà. Andiamo. Boh, è bello. Mi sono fatto prendere uguale. Boh, non... Ma è fattibile? Boh. Mamma mia, raga. Sapete che forse non... Esatto, fatti reschidi il gioco. Sapete qual è il problema? Che poi io non voglio commenti su YouTube. Se no sapete benissimo quello che avrei fatto. Ho detto, a zappa la terra. È che non voglio i commenti su YouTube. Cioè, io qua... Ma non ci riesco. Ma non ci riesco. Mamma mia. Stiamo ad... Cioè, non siamo neanche al... Chi si aspettava che la questione si sarebbe risolta con le tazze rotanti? Mamma mia. Wow. Ho bisogno di una cura. Non il cencio. La porta sbatte un po', ma non si apre. L'atmosfera c'è in questo momento. Ricontrolliamo se. Però magari. You never know. Salvotto. Salva. Binari del treno? Edith Finch moment? Che strano. Che bel gioco quello, vero? Serpa anche lì. Ostia, madò! Qualcosa brilla dentro la vecchia macchina. Sembra una carcassa. La prendi, sì. Il disco vuoto è stato aggiunto agli oggetti chiave. Bella. Una bella atmosfera. Piuttosto che lì lo stanzino di Red Dado. Mi piace. Ma come ora devo tornare alla discarica? Eh sì, in effetti è quello che voleva lui. Però scusatemi un attimo, eh.
Questo è lore. Questo è lore. È lui. Questo è lui. È stato scubato. Cioè, proprio. Saccagnata veloce. Cioè, queste sono. Questo è quello che rimane di lui, eh. Palesemente. Vediamo se qua. Sta stanza mi perplime. Sì, è palesemente il cadavere. Che. No, io suppongo. Poi in qualche modo ci ricollegherà Christopher. Bello, bello. Sta parte è molto bella. Dai, Susi, ridammi gli occhiali. Oh, guardatemi, sono un secchione che ama i compiti. Dai. Va bene, riprenditeli. Grazie. Oh, Chris, tutto ok? Una favola, frate. Salviamo. Guardare quelle gambe ti riempie di un certo potere. I piedini! Una porta. Dove vuoi andare? Alla discarga. Hawking. Dai il disco. Chris, ce l'hai fatta? Eccentrico piccolo verme. Mi hai portato il disco? Oci mama, posso sentire il suo morbido gusto da qui. Ora Chris, non essere avaro, dammi il disco e dopo faremo il trasferimento di Hyperlink. Poi Chris, dopo, ascolta bene, è molto importante. Torna indietro e rimetti il disco esattamente dove l'hai trovato. Fallo e avrai il mio speciale garantito. A quel punto ti darò tutti i miei risparmi. Tutti i pezzi, tutti i grossi, ogni Hyperlink bloccato sarà tutto tuo. Allora, che mi dici, pezzo grosso? Avviso, se acconsenti ai termini del contratto, il nostro negozio chiuderà per sempre i battenti. Svegli. Finalmente, sapevo che avresti richiesta accettata. Chris, vado. Inizia il trasferimento. Si sta tipo tutto sovrascrivendo. Bene. Bene. Quindi ora ti dobbiamo riportare al tuo corpo, praticamente. È una porta, dove vuoi andare? Alla porta! Premi! Però come sempre da solo vado. È una ghidata, smettila. Qualcuno ha detto... Qualcuno ha droppato la verità, il problema è che è stato scimmia a sto giro. Salva! Molto bella l'atmosfera, raga, è molto figo qui, eh. Non voglio mica dire. Peccato che c'hai veramente, cioè... Tre ore, no, Toby Fox? Io devo prenderti tre ore di vita prima delle cose fighe. E tu fai, ok, d'accordo. Accetto, va bene. Fallo. Se è proprio necessario... PD, eh. Dai, c'è uno slot per un disco, inseri... No! Aspetta, voglio leggere. Chiave. Uno strano disco, riesce a sentire il suo sorriso mentre lo tieni. Raga, stiamo risvegliando la bestia dello sgumendo. Sì. Hai messo il disco nel meccanismo rotto. Non è successo nulla. Però la musica si è interrotta, quindi... Ma aspetto un jumpscare di Dio. Ma di quelli pesi pesi. Sto silenzio è incredibile adesso, eh. Ehi? Porco, mi sento una favola.
Ciao Andre, grazie. Eccomi Chris, grosso, grosso, e più grosso e più bello di sempre. Chissà che cazzo era quel coso dove l'abbiamo messo. Secondo me era il cadavere vecchio. L'ele di sera bel tempo si spera. Magari. In 4 mesi. Ah, appena bestemmiato. L'Elex 1 e l'Olelex. Questo potere è libertà. Non devo essere più solo la marionetta, mai più. Oh, così almeno pensavo. Cosa sono questi fili? Non sono grossi abbastanza? È ancora buio, così buio. Chris. Chris, Chris, Chris. Giusto, te. Ho bisogno di te. Per essere grosso con me. Molto, molto grosso. Così grossi che guarderemo oltre il buio. Staremo con la testa tra le nuvole e guarderemo il paradiso. Ho solo bisogno di quella piccola anima che hai proprio tu. Che a lui però stava molto sul cazzo perché l'aveva ingabbiata, se vi ricordate. Quindi c'è tutto un... c'è tutto un rapporto un po' particolare qui. Ma non l'abbiamo sconfitto mai. Chris! Che cavolo era quello stramboide? Chris, eravamo preoccupati per te, quindi... Chris, hai degli amici? Perché non gli parli del mio speciale 3 al prezzo di 1? Solo per oggi. La vostra famiglia può farsi un giro per la città. Attenzione, gentili clienti. Pulizia nella corsia 3. Qualcuno ha lasciato lì delle anime tutte sparse per terra? Ci siamo colorati di giallo. Chris? Era per caso un colpo da pezzo grosso quello? Wow, sono così fiero di te, ti vorrei così tanto uccidere. Stai guardando, paradiso? È tempo di un'offerta molto speciale. Ok. Dun 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 dun, dun 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 dun. E qua saranno botte per un'ora e mezza. Let's go! Ah, Jesse! Spamton Neo, perché è liberato. Strappa, strappa tutti. Palese. Il 7%! Chris, non trovi che questo corpo sia paradisiaco? 3 per la potenza di fuoco, 2 per la potenza di acqua e meglio ancora teste volanti. No! Non sono pronto a queste meccaniche di gameplay del Cristo! Sono già a pezzi! Mi ha fatto malissimo! E come faccio? Un problema. Ora lo curi, eh? Oddio, è come coso, è come Gigio Prodigio. Ok. Ah, musica è fighissima. Tenebro muto rilascia più per spararla grossa. Come, scusa? No, non voglio. Mamma santa, raga, siamo messi di merda.
Raga, che bello, stiamo giocando a Cuphead. Ah, però gli abbiamo inflitto, eh? Raga, qua cure su cure su cure, se siamo capiti, cioè... raga, boh, cioè, ok, spam neo, faccio strappa. Lei para, e qui magiona, che... Scudo orbitante, in realtà potrebbe essere molto figo. È buggato l'HUD, tipo, può darsi. 2% io ho fatto? Una merda? No! Porco, chi so io? Se entrano perdi. Ho capito. È chiaro, è chiaro, è chiaro. Se entrano perdi. Raga, è pesissimo. Servirebbero tantissime di quelle cure multiple. Non abbiamo fatto veramente un cazzo. Mi rendo conto che abbiamo sbagliato. Dovevo prendere veramente di tutto. Non ho fatto una minchia. E quindi mo piglieremo calci su calci fino a che non ci pentiremo di essere nati. Tra l'altro cura pochissimo sto panino che mi avete fatto. Cioè, non lo so. Qui praticamente ci sta dicendo: tieni premuto il cuore che poi lasci il super proiettile. Però boh, cioè, ok. Non so se conviene. No, devo fare sempre strappa e tentare di campare. È una roba un po' allucinante, però. E qua, raga, invece è il dottor quello meccatronico. Il professor Meccano, ve lo ricordate? Quelle tre parti. Madonna, cioè, qua veramente c'è tutto capito. Quanto siamo, scusami? Pidi! Andiamo bene, dai. È tutto così dannatamente ok, nel senso. Non ce la faccio, credo che sto per avere un attacco di corazon. Raga, non sono capace di fare il caricato. Che vi devo dire? Non sono capace. Secondo non è capace, PD. No, che deve fare? Non sono capace, quindi che facciamo? Non sono capace, ciao. Cioè, il 2% è pochissimo, sì. Vabbè, niente. Guarda te la madonna, sto attacco. Folle proprio. Ce l'ho la cosa più. Cura un alleato caduto, sì, cioè, qua serve una roba allucinante, servirebbe. Aumenta PT 32%. Ah, non ci serve. Raga, mi ho preso solo delle cagate, è assurdo. Ho preso solo delle cagate. Raga, ma ci avevate mai pensato? Boh, non lo so, non me la sento di fare il colpo caricato, ok? Il gioco... Non ci sono spettatori. Oh. Il gioco dice fallo, ma per me non è fattibile adesso, ok? Allora, vediamo. Il problema è che perderemo. Non so in che lingua dirvelo, cioè... Capito qual è il fatto? Che noi ora perderemo, ma abbiamo combattuto a lungo e mi dà molto fastidio sto fatto. È quello che mi dà proprio... Non ho fatto neanche l'azione, sono un coglione. Vabbè, d'accordo, cioè se uno è scemo allora... vabbè. Cazzo, quanto avanti la tirata quella?
Che baro, madonna. Cioè, che baro, PD. Il problema è se poi... Raga, è come Gigio. Le bombe però fanno paura. Quanto siamo? Okay. Raga, cioè siamo tutti nella merda. Cioè non è che qualcuno è nella merda. Siamo tutti nella merda. Assurdo. Questo poi è il peggior attacco. È proprio il più stronzo che esista. Mi ha rotto il culo, infatti. Qua serviva la torta che non abbiamo. Pazzesco. Mamma. Io non credo che possa fare niente Susi in questa situazione, eh. Zero. Dal 6, scusatemi. Ma appunto, ma che gli ha fatto? Non abbiamo neanche gli oggetti giusti. Ma ti rendi conto che non abbiamo neanche gli oggetti giusti del PD? Buono, siamo tutti rotti. Che si fa? Rianimenta. Sì, cioè nel senso fallo. Ah, però è così sgrava. Interessante la rianimenta. Non sapevo maxasse. Ehi, ehi, ehi. Se maxa. Se no non attacchiamo più, è quello il fatto. Cioè, non so che dire. Il fatto è che al centro ci passeranno prima o poi. Allora, come siamo messi? Solo che abbiamo già bruciato due riani, cioè... Abbiamo bruciato veramente tanto, eh. Boh. Vabbè, però, scusatemi, Io faccio sempre para. Però. Qui in questo caso, così. Vediamo se ci ho azzeccato. Ha più senso, sì. No! No, non lo odio. Questo cazzo lo odio proprio. PD. Questo è l'attacco più stronzo che ha. Come Jevil c'aveva il suo. Lui uguale, eh. Un pezzo di merda senza pari. Mamma mia. Raga, ma Chris non mi può stare così. Cioè, non so se mi sono spiegato. Lui ha bisogno veramente di tutte le cure possibili. Abbiamo rotto. Quindi mo turno bonus. Non credo. Le palle. Non c'è una cura tipo collettiva, no, eh? Risparmia stanco. Scudo orbitante. Raga, boh, cioè. Ma su di lui lo devo usare? No, non voglio. Pensavo fosse una roba utile.
Ok. Guarda che bastardo come l'ha tirata quella lì. Ero diventato bravo, ha fatto di tutto per annullarmi. Hai visto come ha barato proprio? Assurdo. Raga, non posso fare strappa tutti. Dobbiamo procedere piano, dai, si è capito. Non si può fare sta cosa di che vogliamo fare i gran figoni. Madonna. Quando faccio così significa che l'ho colpito abbastanza per fargli del male. Credo di aver capito sta cosa, ma... Quanto siamo? Neanche alla fottuta metà. E sicuramente poi imparerà degli attacchi devastanti che ci romperanno il culo palese, tipo. Bisogna imparare a colpirlo, quello ho fatto. Se uno impara a colpirlo... Io questo attacco proprio non so neanche da che parte cominciare per schivarlo, ve lo giuro. Ho avuto semplicemente culo, non mi dite bravo, ci ho avuto culo. Non c'è nulla da aggiungere. Qui turno bonus, quindi. Corretto. Questa è una cosa ottimale. Speriamo che l'RNG ce lo fornisca sempre. Siamo a metà. Ah, non puoi. Merda, l'al 6. Vabbè, era un turno bonus. Beh, un turno bonus a un boss così stronzo lo considero proprio un regalone. Mamma mia. Super regalone. Super, super, super pasqualone. Ma devo comunque dopo... Ok, fermi. Mamma mia, stavo per prenderlo tutto in bocca. Mi potrebbe, raga. Dai, siamo alla situazione ottimale. Tocca per forza. Speriamo che non mi faccia una cosa brutta. Sicuro ora mi fa l'attacco delle testine di cazzo. No, invece. Va bene. Mamma mia, poteva andare peggio. Un problema. Dai, la testa bonus, ti prego. No! Schiama d'oro. Era ovvio. Serp c'è ancora in chat, ma lui non gli ricorda il robot Pambits. Secondo me è palese, c'erano le stesse tre parti. Porco! Va bene. Raga, qui sono stato un cretino, non so. So perché ho giocato così male, giuro. Scusi, dai da mangiare veramente, cioè ti prego. Nel senso, forse fa così. Faccio pure a me. Ora siamo poco protetti, diciamoci la verità. Affiliamo pure sto minigame, che era l'unico che riuscivo a gestirmi un attimo, dai. Porco zio. Che noia lui, eh. Allora, ragioniamo. Parata per forza. Magia pesissima dello sgumendo su Chris. Vai.
2%, botti 2%, stiamo a fare veramente l'assalto delle lumache, ma ok, cioè. Questo quanto tempo era che non lo cacciavi fuori? Questo ricordino del... Madonna. E qui ci ha sdrumati, proprio. A posto. Perfetto. Perfetto. Come cazzo è che gli sono venute fuori due te... Merda. È pure lungo questo. Lo so, ti prego, non continua, però io devo andare assolutamente all'inventario, sì. Ok. Andiamo a ripensarci un attimo l'inventario, mettiamoci la roba più forte addosso. Allora, perfetto. Sì, salva nel senso. Reclute abbiamo reclutato tutti. Guardate che roba. Deposito. Ok, allora. Rianimenta abbiamo visto sono molto fighe. Il DD Burger in realtà non è così figo. Il tè non so se è il momento. La giratorta per forza ci serve sempre. E poi... Vorrei sostituire... Proviamo a sostituire un DB Burger. Caramella oscura, no. Scottolenza, ma in realtà... In realtà è tutto qui, quello che ci serve. Potrei sostituire la ciambella CD, solo che il DD Burger che... Cioè, tipo, ne hai uno in più, no? Una roba del genere. In realtà non è malissimo. Carta tensione, scusami. Non me ne faccio un cazzo, scusatemi, ma veramente non mi serve questa roba. E andiamo così, siamo gonfi come le zampogne. Madonna. Cioè, come posso dire, la consapevolezza che comunque questo è uno scontro tartaruga. Cioè, almeno con Jevil era mortale, gli attacchi erano molto peggio. Però qui è lungo proprio come boss. Cioè, questa è proprio a sfinimento, PD. Vediamo, dai. Non ci rifà tutto il filmato, vero? Dai, se sei intelligente come Jevil, non ci fa rifare tutte le cose. Ok. Va bene, dai. Strappa tutti. Chris, non trovi che questo sia... Sì, ok. Se non lo carichi tutto, però prendi certe pizze, raga. Palese fase di Gigio Prodigio. Ricordavo più facile perché lo era. Cosa? Ho capito. Raga, questo è importante in realtà. Per la nostra salute mentale. Io ho fatto una cazzata. Rendo Gondoz. Sto spammando perché tanto c'ho la cura torta lì del Cats. Ma che cazzo fa? Attacca diverso rispetto all'altra volta. Sì, tipo sì. D'accordo. Ok, allora direi che è un momento di fare meno i coglioni.
Però noi continuiamo, cioè finché possiamo continuiamo. Cioè perché era il 6 ce l'ho ancora bello sano, capito? Quindi perché? Ora non lo è più, mi sa. Non lo è più bello sano. Ok, e adesso usiamo la giratorta. Volevo fare sta cosa, raga, per accelerare un po' i processi. Ma dobbiamo giocare con le palle. Insomma, stando molto attenti a quello che facciamo. Siamo capiti. Allora, avidi? Ancora un po' avidi. Prima o poi rompiamo tutto, tanto vinciamo. Lol. Stavo guardando le parti e non mi concentravo su di lui. Faccio il bravo, faccio il bravo, mi fermo un attimo. Faccio il bravo. Inizio ad andare più piano. Basta le spammate. Questo in realtà lo trovo uno dei più bastardi da quando si è trasformato così, sapete? E non ci sto più dentro, più di tanto. Quanto sta? Non me lo dice? 59. Let's go! Auto perdere, raga. Lì l'uovo è stato molto gentile nei miei confronti, diciamoci la verità. Mi ha voluto salvare un po' la pelle. No. Preferisco così per ragioni molto mie, molto personali, me ne rendo conto, ma... Fa niente. E PD lo ammazzi? Niente. Impossibile. Forse ci conviene rimanere così in quella fase, ma non lo so, sinceramente. È una bella sfida. Stiamo sempre più scendendo di mana, bisogna dirlo. Anche perché se non giochiamo bene... Io qui colpirlo, non ho capito se ha una valenza. Pare di no a vedersi, però boh. Quanto siamo? 69 PD. Allora, aspettate, 69, 7x4, 28. Quindi non ci arriviamo. Cazzo. Però... Vabbè, sentite, facciamolo. Siamo in condizioni di poterlo fare adesso. Magari andiamo... Posso dire che sono incazzato come una bestia? Che non è giusto per niente quello che è appena successo. È una vera merda sto tizio. Che bastardo, cazzo. Dai! Mi ha sculato? Ok. Beh. Però era il 6, raga, è per terra morto malato. Parliamoci chiaro, dai.
deve curarsi, cazzo. No, non vorrei mai diventare... No! Non inventarti della roba nuova che non sono minimamente capace. Profeta direbbe giusto bestemmiare in questo istante. Raga, tecnicamente abbiamo vinto. Io non so che dirvi. Cosa? Le rotative? I miei cavi sono quasi finiti. Chris, tu mi vuoi donare la libertà? Chris, dopo tutto quello che vi ho fatto, dopo tutte le offerte indimenticabili, Cromer gratis che ti ho dato, finalmente ripagherai la mia generosità? Chris, ora capisco la miglior offerta di tutte. Amicizia. Chris, i miei giorni da bambola nasona sono finiti. Taglia quel cavo e rendimi un bimbo vero. Stai guardando Paradiso? È chiaramente qui sta parlando col controllore. E questa volta penserò a me stesso. No, a me e ai miei amici. Molteplici. Eccomi, guarda come volo, mamma. Regà, è finito male. Io comunque non ho capito molto di lui. Molto più facile di Jevil, eh? Comunque, c'è un cazzo da fare. O sarà che comunque io nel balletto al faccio cagare, questo era più simile a Cuphead, ci stavo più dentro, però giusto perché ho l'offesa disponibile e non solo la schivata. Sembra che in fin dei conti non possa essere nient'altro che una marionetta. Ma voi tre siete forti. Con un potere come quello, forse voi tre riuscireste a tagliare i vostri stessi fili. Lasciate che diventi la vostra forza. Ora ci dà la scanna cristalli. Ottieni cristallombra. Ottieni affarista. Affarista. All'arma, chiaramente, giusto? E questa era la cella sua. Non ho capito veramente una cippa dalla sua storia. Boh, vabbè. No. No. Dov'è? Dobbiamo darla al gatto, vero? Si muove come acqua nella tua mano. Non ho capito. Perché non dovrebbe essere il laboratorio di informatica? Ma non ci ha dato un'arma, perché Jevil ci dava una roba... Non mi ricordo più. La porteremo al gatto, ragazzi. Porteremo al gatto. Sicuramente, adesso ci andiamo. A livello di gioco quanto ci manca? Ma quindi, seriamente, non stiamo parlando di quello che è successo prima? Diamine se è stato strano. Marionette, fili, mani. Cosa diavolo significa tutto questo? Ma soprattutto avete visto in che modo si è rotto? Susie, non credo significhi nulla, onestamente. Sembrava fosse solo un programma corrotto. In più adesso è un nostro alleato, quindi non preoccupiamoci. Chris, hai la pelle d'oca? Tutto bene? No. Chris, tutto bene? Stai gridando? Su, è tutto a posto.
Non pensare troppo a quello che è successo, intesi? Fai dei bei respiri profondi e pensa qualcosa che ti piace, qualcosa di carino, qualcosa di morbido. Ti starò accanto finché non starei meglio, promesso. Sai, Chris, immagino che Ralsei abbia ragione. Qualsiasi cosa sia successa, immagino che magari non significhi nulla. Non so perché tu sia venuto qui, però. Dovremmo essere contenti che tu sia ancora in vita. Solo, la prossima volta diccelo. Se hai intenzione di fare qualcos'altro di stupido, ok? Save. Comunque abbiamo giocato più di 10 ore, no? Perché 600 minuti siamo qua. Quindi ecco cos'era accaduto. Quel robot era l'incarnazione dei sogni di un luminiano. What? Un sogno che ho aiutato a creare un tempo, innaffiando di colori ogni suo gesto. Il luminiano lo riempì della propria speranza donandogli un incredibile potere, ma alla fine non ne fece più nulla della sua creazione. E venne lasciato nei sotterranei con il resto dei dati corrotti. Quell'imprenditore corrotto in qualche modo è venuto a sapere del robot, e ha pensato di usarlo per poter ottenere i suoi sogni contorti. Che pena. E pensare che una volta era un mostro, era un nostro stimato cliente, sorry. Ha una porta, dove andare? Discarga. Era come tutti noi. Solo un po' più sforzato. Ah, sì, è un venditore. I luminiani nemmeno lo consideravano, poveretti. Notte dopo notte, quando ancora andavamo tutti allo stesso cyber pub, era solito ripetere che prima o poi sarebbe diventato famoso. Vedrete, un giorno. Diventano un pezzo grosso. Iniziò a perdere le speranze. Ho sentito che le aveva tentate tutte pur di diventare popolare. Quando improvvisamente fece la giusta chiamata e trovò qualcuno. O forse è stato trovato da qualcuno. Questi deve averlo sicuramente aiutato perché ad un tratto iniziò a passare tutto il suo tempo al telefono. Di colpo divenne molto bravo nel suo lavoro. I click iniziarono ad aumentare a dismisura. Non potevamo crederci, come c'era riuscito? Cosa aveva fatto per meritarsi tutto questo? Eravamo tutti così invidiosi di lui. Così abbiamo smesso di uscirci insieme. Voglio dire, tanto era lui il pezzo grosso, no? Non aveva più bisogno di noi, giusto? Ciò nonostante continuava ad ottenere sempre più successo, si trasferì addirittura in una lussuosa stanza dentro la magione di Regina, iniziando a vantarsi dei suoi accordi in TV, dei suoi macchinoni, dei suoi spot. Ma in quel momento qualcosa si ruppe. Sembrava che qualunque cosa lo stesse aiutando fosse scomparsa. Le sue vendite scesero a zero. E tutto crollò come un castello di carte. Il giorno in cui doveva essere sfrattato dalla magione di Regina, sono andato nella sua stanza per controllare come stesse. Non c'era più. Ho trovato solo un telefono con la cornetta alzata. Deve essersene andato nel bel mezzo della conversazione. Perché potevo ancora sentire qualcuno dall'altro capo. Quando, credo. Ho appoggiato la cornetta all'orecchio e ho sentito nient'altro che rumore indistinguibile. Chiaramente qua il cava. Non fa niente. Vabbè. Quanto ci manca per la trama normale? Se è un'ora la faccio, se no, PD. È che non vorrei rigiocarci un'altra volta. Già che siamo qua in canna. Però sono le 23. Cazzo, è stata lunga anche oggi. Manca ancora tanto. Niente, ci tocca giocarci un'altra volta. Va bene.
Lo facciamo un'altra volta. Non so quando, ma lo faremo un'altra volta. Dai, dai, un boss segreto un po' più fattibile questo. Forse meno stronzo. Ci poteva stare. Ci può stare. Secondo me possiamo spegnere per sempre. Boh, vediamo. Sarebbe male, eh? Però dropparla così dopo due capite. Cioè, capito? Siccome c'è sempre il bello dopo, bisogna aspettare. Facciamo finta che l'abbiamo finito. Come con Spider-Man. Esatto, il 30 e facciamo 31. Dai, troverò un appuntamento settimana prossima. Se, cioè, vorrei fare molto Spider-Man adesso che lo cominciamo. Però se trovo un buco... Se trovo un buco si fa. Insomma, va bene, dai. Ok, tutto ok, sì. Secondo me, raga, cioè, rimangono tantissimi difetti a sto gioco, è incredibile. Soprattutto la cosa che mi toglie il sonno è che veramente è diventato profondo di gameplay zero, cioè... tutte le battaglie diventano semplicemente spam il tasto azione e se hai le palle lo fai tutti insieme, se no lo fai da solo e c'è una barra che deve scendere. Non c'è minimamente la... Cioè, hanno voluto dare questa impostazione più RPG, ma non c'è niente di tutto questo, buff, attacchi, combinazioni elementali di alla Pokémon, di efficace, super efficace. Fortunatamente a volte gli scontri diventano talmente caratteristici come questi, però alla fine è una roba solo dei boss, questi segreti, che ti fa anche dimenticare sto fatto ed è semplicemente una sorta di... preparazione alle armi tra un attacco e l'altro. Però nei combattimenti normali è diventato di un blando in una maniera veramente allucinante, ragazzi. Mamma mia. Peccato perché comunque, cioè, secondo me Undertale in realtà era più... aveva anche più cose, se vi ricordate. Cioè ogni boss aveva comunque le sue. Per esempio quello, no, stai fermo nell'area blu se non erro, tutte queste cose qui. Cioè, erano molte particolarità e poi ogni volta, ogni scontro in qualche modo aveva la sua rottura di quarta parete che dava un tono diverso agli scontri. Qui siamo diventati veramente che devi aspettare ogni volta il boss serio, se no è veramente encounter banali di un JRPG in cui semplicemente, poi vabbè, ok, l'abbiamo voluto noi questo, però non credo che se noi attaccassimo avremmo delle combinazioni elementali particolari. O comunque delle strategie serie, semplicemente si attacca e ammazzate. Ma, raga, non lo so, cioè, secondo me... Il fatto anche che non... cioè, adesso è stato anche figo, non ci ho capito niente, però ok, magari rileggendo, no? Okay. A me piace più sta parte. 3 ore di... villain così ridicoli che sparano le loro stronzate, tutte quelle puttanatine lì della scuola loro lì, mi piace quel ragazzo, mi piace quell'altra, con delle morali veramente da allucinanti per quanto rompono le palle, cioè con gli amici sei più forte, cioè grazie al cazzo, è bastato un gioco per questa cosa. Non puoi sfinirmi la vita così. Cioè, ma cosa dice? Davvero, cosa c'ha sto gioco in più di Undertale? Cosa dice che non aveva già detto Undertale? A cosa serve un gioco del genere? Se non ha, c'è un nuovo segretone spalmato su 5 episodi, lo saprai tra 10 anni. Ok? Ma tutta la sostanza, PD? Non c'è nulla di più bello, di più interessante, spunti narrativi diversi. Cioè, io vi ricordo quando abbiamo giocato To the Moon e poi Finding Paradise, la differenza tra i due. Stesso mezzo narrativo per arrivare a delle cose, conclusioni diversissime, approccio alla conclusione di quello che è un fine vita completamente diverso. Lì è un autore che ha fatto un sequel non perché gli è andato bene il primo gioco, ma perché aveva talmente, non lo so, una ricchezza di registri e di cose che voleva dire, che ci stava un sequel. Qua... non lo so, cioè non mi prende per niente, ma romperei il cazzo uguale se uscisse un Omori 2 così, eh? Cioè non è che... però almeno Omori si gioca, cioè, capito? Cioè lì le combinazioni rabbia, eccetera.
era più figo da quel punto. Cioè, questo è veramente un premi il tasto, fai l'azione, resisti all'attacco del nemico che sarà un ballettel. Non lo so. Non so perché piaccia così tanto, non so perché la gente ci sta dietro, perché piace Undertale probabilmente. Cioè, questo è un gioco molto inferiore, eh? Molto molto inferiore. Undertale in confronto è incredibile, considerando che poi è uscito pure prima. Manierismo totale, cioè, ci stanno un sacco di strizzate d'occhio ai giocatori. Ci stanno un sacco di strizzate d'occhio ai giocatori e... che conoscono sti mondi, eccetera. Però non lo so, per me non è un gioco stimolante. Cioè, avere la briciolina di lore che abbiamo visto adesso 5 minuti lì con l'anima gialla de sto cats. Però in mezzo hai l'amichetto lì, il cattivo finale che non sarà veramente cattivo. E l'altra volta era Lancer e mo è sta regina che poi diventerà super stronz. Ma in realtà non era super stronz perché il cavaliere è veramente lo fero stronz. PD! 5 volte lo dobbiamo rifare sto gioco? Ah, non lo so. Lo finiamo, perché ormai siamo qua, lo finiamo, per carità. Lo finiamo. Che delusione, però. Mamma mia, che delusione. Meglio è questo là. Cioè, per carità, non voglio dire. Musiche. Infatti, Toby Fox. L'ha chiamato Nintendo, gli si sente. Dei giochi, meglio che non te ne occupi. Fai un attimo le musichette, che quello sei capace. Magari nel gameplay ci pensiamo noi. Manco per sbaglio è successa sta cosa. Vabbè. Raga, non è una merda, cioè... Ci stanno un 90% dei giochi molto più brutti. Però dice, pensare che comunque mi andrebbe di più di giocare a Spider-Man che questo è assurdo per me. Cioè, Spider-Man, cioè comunque c'è un gameplay più divertente Spider-Man, c'è bisogno dirle queste cose. Assurdo. Assurdo. Beh dai, domani si chiama Spider-Man. Che bello. Che bello. Grazie a tutti. Grazie.